Non un giorno come gli altri. Ore 19:34 del 23 novembre 1980. Una delle più violenti scosse di terremoto mai registrate in Italia provocherà 3.000 morti, mutando per sempre il corso della storia. Per non dimenticare, vittime, paesi distrutti, ricostruiti e snaturati, la solidarietà che sembra smarrita. Per non dimenticare un giorno che mai, anche in futuro, potrà essere come gli altri, Prima TV e Telenostra dedicano al 23 novembre un palinsesto speciale. Una maratona TV con staffette tra dirette, reportage e documentari. Il racconto comincerà domattina alle 7 sul canale 90 e proseguirà ininterrottamente fino a mezzanotte. In diretta da Borgo Ferrovia al mattino celebreremo il 23 novembre con chiacchiere e ricordi. I protagonisti di ieri si ritroveranno in stazione per aprire lo scrigno della memoria. Cittadini, volontari, calciatori di quell'indimenticato Avellino Ascoli. Poi partirà il treno con a bordo il capo della Protezione Civile Italiana, diretto verso la zona del cratere. Da lì nuovi reportage, Conza, Teora, Lioni, 39 anni dopo. E ancora documentari inediti di quei maledetti giorni, i miracoli e gli angeli del terremoto. 8.848 i feriti, 280.000 i senza tetto, 4 milioni i cittadini terrorizzati e bisognosi di aiuto. I vigili, presenti fin dai primi minuti sul luogo della sciagura, impegnano nelle operazioni qualcosa come 4.300 unità e oltre 1.000 mezzi. Non mancherà l'attualità. All'Aquila il 23 novembre si firma il manifesto delle aree interne. La città di Avellino chiede anch'essa di svoltare per mettersi definitivamente alle spalle le macerie. Anche analisi e approfondimenti nel corso della giornata TV. I fondi per la messa in sicurezza degli edifici e la prevenzione sismica non bastano, ma lo scaricabarile delle responsabilità istituzionali dinanzi al ricordo delle vittime è insopportabile. Domani Prima TV e Telenostra sul canale 90 trasmettono ininterrottamente con un solo obiettivo: non dimenticare mai. Non fu un giorno come gli altri, fu il giorno che cambiò la storia per sempre.